Ciao a tutti, siamo tornati, siamo di nuovo in live. Purtroppo avete dovuto aspettare 5 minuti dalla fine dell'ultima trasmissione all'inizio di quella e non c'era modo di evitarlo, mi dispiace. Per questo motivo avrete aspettato 5 minuti, spero che non siate troppo incazzati. Intanto scrivo. Purtroppo, non lo so fare a scrivere, purtroppo dovete aspettare 5 minuti perché riparta. E va bene, il ritardo c'è. in ritardo. E vediamo. Ok, direi che possiamo far partire la partita. Come sempre, la partita parte. Continua il copyright. Yes. Vai, non ha il copyright la polca. Dicono sì. Non è solo come Non la mettiamo la polca, mettete. potrebbe avere il copyright. Ma se ci parliamo sopra, in realtà non dovrebbe essere un problema. Però non la No, mettiamo. però muta Discord Ok, se la carogna c'è qualcosa. c'è, PC Master c'è. Cioè, sì, credo. 14. Quando loro sono pronti. Yes. La La carogna carogna c'è, c'è, PC PC Master Master di c'è. no. Ok, ci Vai, sono tutte e sì. due. Startiamo la partita. Ok, Eccoci qua. iniziano. Andiamo subito con il nostro fighissimo overlay. Explorer Web Ship di Cup, il nostro Linux. overlay che è un attimo sbagliato. Provo a fissarlo in live. Qualcuno urla da fuori dalla mia finestra. Ragazzi, non fateci caso, adesso vado a chiudere. Non sono urli. O forse Vediamo rimane qualcuno tutto. nella botola sotto casa. Esatto. Mappa, invece che nomad, la mappa Arabia. Comunque Ok. già House PC Master, GG. Ma House di entrambi, il blu ha fatto una casa con tre ville, ne sta facendo un'altra con altri, con tutti e tre i villi. Ah no, la carogna Il era quella. rosso ha camminato un'eternità per fare quelle case più lontano possibile dalla casa di Mark von Hastie, non serve così La casa di lontano. Marco. Non ha la lebbra. Non ha la lebbra, TG. Magari E non si fa vediamo. attaccata, però. Trova subito i due boar, PC Master. La carogna invece come ha messo con lo scouting? Ancora, ma adesso Niente. sta mettendo i primi villi alle pecore. Trova solo le prime Un pecore. po' di ritardo. Questa è Vediamo un Arabia po'. normale, quindi abbiamo i bellissimi laghetti suicidi assassini. Vai, qui Che si hanno possono dato fare un le torri bilancio con per i bombarda. Le player. torri con bombarda che proteggono i laghetti. Ah, ma sono No, le laghetti! tue. Possono fare i porti che sparano Possono frecce. fare i ponti che sparano frecce, I gli arbor. castelli. Che però non sembra proteggano niente in questi laghetti, non sono in posizioni strategiche importanti. Oddio, uno protegge una pietra, eh? E uno protegge un oro. Eh sì, ma la pietra ti serve per fare il castello, per ricercare i porti che sparano frecce, quindi la devi prendere prima. Non è nell'ordine giusto questa cosa. Qualcuno cambi l'ordine delle Attenzione, risorse. Elex, rimuovete i 5 minuti di ritardo oppure rivolta fatto da Lesto Community. Penso che questo venga dal nostro moderatore che detesta i Basso. minuti di ritardo. Il nostro Lutz, salutiamo Dasso. Ma raga, cambia il titolo della stream. Sì, il titolo della stream, chiediamo al nostro Dasso. Ricordiamo al moderatore che ha scritto. Sì, ma se glielo diciamo adesso, lo cambiamo tra 5 minuti. No, in teoria Vedremo cambia come subito. Comunque, va andrà. Sì, ma avanti. lui non sente. No, ci sente, è qua. Ah, Io ok. vado a chiudere la finestra, Sì, ragazzi. sono qua io. Parliamo un po' delle mappe intanto. Vediamo una pietra, due pietre forward per il rosso. Un oro un po' sulla destra sotto la collina, non ideale. Vediamo gli altri ori secondari. Uno dietro al bordo della mappa. Potrebbe anche questo sotto una collina essere difficile da proteggere, ma potrebbe non essere esplorato dall'avversario. Mentre l'ultimo oro, non riesco a vederlo, è molto forward, quasi a metà della mappa, quindi è quasi neutrale, molto forward, questo oro è anche difficile da proteggere. Mentre per il blu vediamo un oro sulla sinistra attaccato alla woodline, se avesse murato un po' più Attenzione, il buono. villo del rosso. Vediamo, vediamo. No, Muore il perdo un villo del villo, non solo il rosso. Ce lo cinghiale. siamo persi. Perdo un villo e il cinghiale. Abbiamo perso l'azione, mentre il blu
sembra stia prendendo il cinghiale senza alcun problema, poiché Con ha fatto telaio. anche telaio. E vediamo un abitante del blu che stava ammirando le bacche per qualche Sì. secondo, e adesso fa una casa. Erano così belle. Cioè, ok, il secondo villo va a prendere il boar. Morirà? No, si salva. Però anche questo ci è andato vicino. Gli APM di PC Master sopra le stelle. Sottoterra sono questi APM. Sopra le stelle, sotto le scale. Sì. Vediamo, finiamo di commentare le risorse per il blu. Vediamo una. Entrambe le pietre forward. La principale è molto lontana, difficile da proteggere. La secondaria sembra un po' più vicina, ma è comunque molto lontana dal centro città. Un oro sulla destra, scopertissimo. Ok, sembra che sia tornata anche la live vera e propria. Mentre il suo oro terziario è anche forward. In pratica, entrambi i giocatori hanno due ori forward che sembrano neutrali per quanto sono lontani dai loro centri città. Ok, vedremo per quale strategia i nostri giocatori decideranno di andare. I malesi, ricordiamo che avanzano all'età successiva 80% più velocemente, quindi possono avanzare anche con un paio di build in più, avendo un'economia migliore, quindi hanno un rush molto più forte, o possono avere un rush molto prima rispetto ad altre civiltà. Attenzione, è la prima Quindi volta che la Carogna è in vantaggio rispetto a PC Master con l'idol del TC. forse la Seconda, Carogna probabilmente perché ha perso il villo. sì, PC però Master comunque è in ha perso il vantaggio, eh. villo. Sì, a 17 a 16. È quel villo che manca che si Sarebbe sta quel giocando. villo che ha perso. Vediamo i giocatori che portano il secondo cinghiale sotto il TC. Vedremo se. Ok, No, morto la il TC, pecora! non perde nulla. Attenzione. Ok, si salva. Il rosso Micra fuori, lontano la pecora, la salva. Mi è venuto il singhiozzo, straordinario. Sì. Attenzione, una falegnameria peggiore dell'altra. Sì. Questa Sì. seconda falegnameria è veramente orribile. Cioè, è più Quella lontana della prima falegnameria. Ricordiamo che è dobbiamo la falegnameria per cercare. gli slugger, in pratica. Io, sì, come ricorda Rafka, la falegnameria deve essere attaccata alla legna. Alla legna, sì. Attaccato a un legno, però. È attaccato a un legno, in effetti. No, hai sbagliato, ragazzi. Mentre anche la prima è lontana almeno un tile dal primo alberello, Quando almeno. diciamo attaccato alla legna, non intendiamo a questa legna, intendiamo a Dove questa queste legna, cose o a qua? Dove ci sono questa. molti più alberelli, almeno. In una Almeno uno. foresta, dai, su. Non stiamo parlando dei bambini dell'asilo, lo capiscono, credo. Ma certo che lo capiscono. Noi siamo un pubblico per Forse. tutte le età. Noi siamo il pubblico. Attenzione, un mulino sulla foresta per PC Master. Poteva. Questa credo che sia la falegnameria peggiore che abbiamo mai visto. Poteva essere una buona falegnameria, però Oh al mio Dio. Dio. È una nuova tecnologia in cui l'asinello gira la pietra, invece di Vogliamo macinare il grano, macina la legna per fare carbone, forse, o tutto l'altro. Vedremo che cosa farà quell'asinello. O quando se ne accorgerà, forse mai. probabilmente mai. Madonna, che malattia. Ricordiamo che con cancio si può annullare una costruzione o distruggere nel caso in cui sia completata. No, lui voleva proprio fare. Sta cercando di farci credere che il suo piano fosse fare un mulino. Perché Quindi non non lo se ne è accorto. sostituisce. Forse vuole confondere i caster, Vuole in modo confondere i che ci caster. concentriamo troppo a lungo su quel mulino, mentre lui ha un piano tutto segreto. Sì. P Tutto piano segreto, che non tutto consiste segreto. nel non passare in età feudale. No, sta passando. Sì, sta È già passando. all'80, 75% ora. La Carogna invece è passato con Sì, 21. Sì, la lui fa queste build ferma, però particolari. non sembra abbia risorse visto i suoi due bellissimi Lumbercamp lontani 15 km e 20.000 km dalla legna. Sì, Qualcuno perché faccia in un realtà con mulino. questa build qui avrebbe potuto fare scout se avesse posizionato Sì. decentemente i Lumbercamp. Invece Avrebbe non. potuto fare anche un paio di build in più e avere un tempo migliore. E anche le farm lontane dal TC invece di circondarlo completamente prima,
No, il mulino rimane lì comunque. PC Master secondo me non lo vuole cancellare per farci un regalo, così possiamo continuare a parlarne. Allora, parliamo dei motivi per cui un mulino di fianco alla legna è sbagliato. Un mulino di fianco alla legna è sbagliato perché gli abitanti non possono depositare la legna nel mulino. Lo so che il mulino è costruito in legno, però non funziona così. Non lo so. Forse Allora, possono lo usare il deposito legno nel degli alberi. fango. Possono usare il legno degli alberi per fare delle bellissime barchette che vadano in giro nell'acqua di questo mulino malese. Ma Però che non cosa più di può così. succedere? Eh sì, devono fare sempre costantemente nuove barchette perché poi vengono distrutte dalla ruota. Esatto. Inquadreremo questo mulino fino a quando non sarà distrutto. Quindi resteremo qui per altri 40 minuti. Endgame con un mulino al posto della falegnameria. La cosa è che vedete, il punteggio trae in inganno. Guardate chi ha il vantaggio. PC Eh Master sì, 27 ha preso quel villi. vantaggio proprio per quel mulino. 27 villi con due arcerie. E la Carogna 26 villi con solo un alloggiamento, nessuna Ma diciamo che costruzione la Carogna militare. ogni partita fa una build particolare. Ricordiamo che il Lumber Camp del blu sembra molto migliore, diciamo infinitamente migliore Del del mulino del rosso. rosso, perché anche 0,1 è Vabbè, infinitamente più volte a un certo punto si accorgerà PC Master che i suoi abitanti tagliano la legna a caso in giro per la mappa, no? il 0. Ma perché PC Master sta Comunque mandando credo solo che. gente a Ah, caso? secondo me PC Master vuole il premio per la falegnameria più lontana, però non credo che questo conti. Perché c'è comunque il TC. Perché Non è non è una ancora andato falegnameria. a punto, Sì. dovrebbe cancellare il TC forse e poi avrebbe il No, premio. vabbè, io ragazzi devo fare. Qualcuno faccia uno screenshot di L'ho questa cosa. Per fatto già prima, però fatto. non lo possiamo mettere ancora in Hall Non lo possiamo ancora mettere perché ancora non c'è stato il live. Quando ci sarà il live, io voglio vedere il of Fame. casino No, della ma chat. neanche perché sennò sarà. Che il blu trova una delle sue due pecore mancanti, l'altra è Porca ancora lì città, ferma. partita la Arrivano due metteremo. arcieri di PC Master che per qualche motivo sono stati danneggiati. Da un Forse lupo, adesso lupi. sempre Da due un lupi indietro, lupo. forse attireranno anche l'altro lupo. No, stanno giocando su facilissimo, quindi i lupi hanno solo tre tile Di di abiti. visione. Sì. Entra sismo. Entra Sisma. Ciao Sisma. Sisma, stai guardando la live? Salutiamo il terremoto. Perché adesso sta per succedere una cosa bellissima nella live. L'ha Guarda. cancellato. Ha cancellato il mulino, ma dove sono andati i Attenzione! mulini? Cancella il mulino, se lo siamo persi, ragazzi. Addio Addio mulino. Ciao asino mulino. distrutto, ucciso nelle macerie. Però non fa la falegname... Ah, non rifà la falegnameria. No, no, non serve che rifaccia la falegnameria. L'importante è che abbia cancellato il mulino, Ma perché non fa la no? casa invece di fare Quello la che è una falegnameria, falegnameria? non delle migliori, ma almeno è una falegnameria. Nel frattempo la Carogna ancora nessuna costruzione militare, sta facendo un fabbro No, ma adesso. sembra abbia quasi le risorse per andare a castelli. Alla Carogna Ha piacciono le sempre più i risorse per andare a castelli e le castelli, ma non torri. le costruzioni. Sta Sta facendo un fabbro passando ai castelli, sì. dietro per qualche motivo, senza murarsi in alcun modo. L'Archer Sta Rush dei facendo PC Master arriva tardissimo, direi. Tardi e ci sono anche troppi 18 imbarcati. Vediamo minuti. se la Carogna clicca prima dell'arrivo dell'Archer Rush. Non so Perché. cliccare, sta facendo una stalla dietro per qualche motivo invece di avanti e potrà Scusate, ma cliccare voi a che minuto successivamente. state? Al 18 e 10. 18 Ah, e il live 10. mi dà 10:32. Perché siamo Sì, siamo 5 dietro minuti proprio. avanti. Perché Posto. i minuti del No, gioco non perché sono i minuti normali. sono 1,5. E niente, vediamo se questo attacco Stalla impanicherà e la Carogna. posso cliccare subito dopo questo villo, il blu. Sembra Non che sembra che questo stia attacco panicando in impanicherà alcun tutto il modo, ha resto. perso un L'ha villo. impanicata perché ha messo in coda degli scout, non sta cliccando. Però può Ha cliccare perso da 3 comunque. scout, potrebbe cliccare, ma non lo sta facendo, gli darebbe un vantaggio. Clic Sì, ma castelli non ha ora. Ok, impennaggio PC PC Master. Master. Cosa vuole fare con quegli PC arcieri? Master senza impennaggio con 5 arcieri mandati da soli a morire. Essendo Trova Archer una ma non essendo pecora, un tra lupo. l'altro.
Grande vantaggio della pecora ora, sicuramente. Sì. Ricordiamo che è più importante impennaggio, no? Dai, ti prego. Sbagliata la gestione delle risorse. Salvate! Di nuovo si blocca, speriamo che salvino. Andate subito a dirgli di salvare a PC Master, perché sicuramente è lui. Andateglielo Ma se è crashato. Resti. Ma non possiamo No. dirglielo se crasha, Jenny. Deve Eh salvare sì, perché. Katarina. No, deve salvare lui. Perché Cioè, deve salvare lui o da offline? se la carogna vede lui crashare, lui dovrebbe poter salvare. Non so se hanno salvato comunque. Speriamo. E va bene, vi lasciamo di nuovo con i problemi tecnici. No, non c'è Torniamo modo tra da pochissimo riprendersi. con i problemi tecnici. Ciao.
Eccoci tornati in live, siamo di nuovo qui. In caso ci fosse un altro blackout o un'altra perdita di corrente, daremmo la vittoria direttamente al giocatore che non crasha. Semplice e rapida la cosa. Diciamo che questa è una misura perché si è ripetuto più volte, abbiamo la mente di diverso tipo e per questo motivo dobbiamo gestirla in questa maniera. Direi che qui ci sono, c'è gente che litiga. C'è un po' di astio in questo momento nella lobby tra i due giocatori. Diciamo che invece dei 3 partite ne hanno giocate 8. Sì. Beh, ricordiamo che chi perde viene eliminato. Sì, diciamo che nessuno dei due vuole essere eliminato. Questo è il loser bracket tryhard. Ricordiamo che in premio c'è una visita gratuita. Non si sa da chi, non si sa per cosa, però ci sta. Dai, possiamo iniziare. Ok, basta perdere tempo. Startiamo la partita. Oh, per favore, allora adesso capite, abbiamo i Vai. moderatori che si abbassano a litigare in queste cose. Non bisogna Vai, litigare. starta. Non devo startare io, deve startare PC Master. PC Master dice sono 2 settimane che gioco senza problemi. Forse la carogna sta addossando PC Master. Sembra che Attacco al PC Master server di PC abbia Master. graziato per tutti. Ricominciamo la partita. Ok, Rieccoci. quindi il blu stava già avanzando all'età dei castelli, 40%, sta mettendo giù una seconda stalla, mentre il rosso sta uccidendo i suoi villi alla pietra. Continua ad avanzare, vedremo se andrà sull'oro. Una pietra, una torre lasciata con ben 6 villi, che però potrebbe essere fatta in una posizione migliore, più vicina all'oro. Comunque io mi prendo un secondo perché la faccenda sia chiara a tutti. A prescindere da come vanno le cose, guardando le partite da spettatori, ci si rende conto dei motivi per cui un giocatore è in vantaggio rispetto a un altro e... Raga, ma non funziona. Abbiamo qualche problemino tecnico. Certo che non Sta per funziona, sta ripartire. ripartendo, Pancarlino, tranquillo. Aspetta 5 minuti e ci Siamo già vedrai in live. ripartiti e vedrai che ritorna tra poco. Allora, Ma che come cosa stanno stavamo giocando? dicendo? BF o Arabia? Non ricordo. Arabia. Arabia. Chi sta vincendo? In questo Carlo, parliamo momento dopo, non lo vedrai la live. sappiamo, ne parliamo dopo. Non volete spoilerare, bastardi. Eh sì. Vabbè, ci vediamo, raga. Io mi sto avviando per il letto, quindi mi vedrò la live dal letto. Buonanotte Carlo. Buonanotte Buonanotte. Ricordiamo. Allora, stavo dicendo che castando una partita ci si rende conto dei motivi per cui un giocatore è in vantaggio rispetto a un altro durante il game. E in questa situazione qui nessuno dei due giocatori aveva un effettivo vantaggio quando c'è stato il momento in cui ha crashato la partita. Come in realtà si potrebbe anche dire che non è stato Stream Snipe il motivo per cui PC Master ha vinto la partita su Arabia, la prima che è stata fatta. Nonostante questo, noi il punto glielo abbiamo tolto perché lo Stream Snipe c'era. Detto questo, rimane il fatto che le irregolarità vanno punite. Se dovesse crashare di nuovo PC Master, daremmo direttamente la vittoria alla Caronna. Perché altrimenti sarebbe anche ingiusto farlo stare qui fino alle 2 di notte perché le partite continuano a crashare. Lunga. Vediamo che intanto avanza l'età dei castelli, il blu, cavalli subito fuori. I Malei sono l'unica civiltà che non hanno il più 2 di difesa per la cavalleria. Quindi vedremo se overcommetterà con questa scelta. Però per il momento è buona, visto che l'avversario ha pochi arcieri e potrebbe essere facilmente ucciso da 3 o 4 cavalli, numero sufficiente che ora il blu ha. Vedremo se andrà avanti a intercettarli con già più uno più uno. Però
Però sembra sia casato, sembra che non stia facendo casa al momento. Sta facendo casa, deve scrivere l'idol sulle farm. Ha 4 scout idol forward. Non sembra stia facendo niente, nessun ingaggio. Sembra che sia in una situazione di stallo in cui nessuno si muove per primo. Vediamo che adesso vede dove sono gli arcieri del rosso che attaccano le binari che sta sulla pietra. Vedremo se contrattaccherà, farà un laboratorio d'assedio con un mangono o qualcosa. Sembra che stia aspettando l'uscita di nuovi cavalli. La carogna intanto sta facendo uno scout rush nella base del rosso. Gli scout che sono avanzati, sembra che li stia suicidando, ma almeno provoca un po' di idle time in molte delle fattorie. Forse riuscirà a prendere un villo. Forse si riuscirà a uccidere. No, cambia bersaglio, torna indietro sul bersaglio originale. Vedremo se riuscirà ad ucciderlo. Sì, sembra di sì. Ci Sì, lo uccide. sono Due tre scout. pick in coda per PC Master, una reazione un po' eccessiva. Sta passando ai castelli, non dovrebbe fightare adesso PC Master. Vediamo dove sono i suoi cavalli. I cavalli del blu, dove sono finiti? Sono Ah, alla sono sempre davanti alle sue stalle, ma. Ah, ok, adesso sta andando forward. Ok, blu decide di contrattaccare invece che difendersi. Sì, la partita ormai dovrebbe essere finita. Vedremo se vede il. Sì, vede l'oro e la legna del blu. Forse andrà lì. Forse tornerà dove sono gli scout che uccidono un altro villo e fanno di nuovo idle time. Forse ne prenderanno anche un secondo. No, tornano indietro. Ci sono E c'è ancora una gli spiga. upgrade per PC Master sugli arcieri. No, sembra che abbia solo il più uno gli upgrade della feudale. E ora parcheggia i suoi arcieri tra la stalla e la caserma. Ok, adesso va forward, forse ucciderà qualche villo. Vediamo intanto i cavalli del blu che raidano la legna, prendono due, tre villi, quattro villi. Prendono molti villi. Vedremo. Troppi villi. Quanti ancora ne riuscirà a uccidere? Ci sono due picche, qualche arciere, forse no, non saranno sicuramente No, sufficienti lancieri. se mi creerò bene. Lancieri. E sta uccidendo diversi villi su loro. Questo Ok, sarà un po' più sta stressante. regruppando, mentre gli Comunque, arcieri forward non stanno facendo davvero danno. facciamo notare che la carogna ha lo stesso problema di Diablo. Non fa i villi mentre raida, quindi sta perdendo anche lui i villi. Non gli piacciono i villi, ricordiamo che non bisogna guardare il PC mentre il villo viene creato, ma basta cliccarlo e andare a fare altre cose. Sì, come abbiamo detto nella partita di Diablo, la carogna potrebbe aver perso più villi nel suo centro città non facendoli di quanti è riuscito a ucciderne in questo raid. Abbiamo un tasso di nascita molto basso, basta dirgli di farlo, loro lo fanno, sono felici. Il centro città lo fa. La macchina con Il la centro matrice di dentro il centro c'è una città. macchina che Non poi li crea sappiamo tutti cosa c'è uguali, dentro eh. le mura del centro città, cosa ci sia dentro, un harem forse. Cosa c'è? Ancora non vediamo da PC Master però l'upgrade giusto, cioè Quello crossbow delle a questo picche, punto. magari. Quello delle Ok, picche vediamo oppure diversi crossbow. lancieri però. Che però i cavalli stanno comunque fermando la sua raccolta d'oro e di legno sulla destra. Vediamo diversi idol che adesso guardano gli alberelli tutti felici. PC Master sta giocando in feudale ai castelli. Senza prendere nessun upgrade questo. Sì. No, ha fatto un secondo DC sulla pietra. Ok, secondo TC. Non è più in feudale. Economicamente, militarmente sì. Ok. Vediamo anche un secondo DC La non dei carogna. migliori per il blu. Non è vicino alla legna, ci sarebbero stati posti migliori, ad esempio, Ragazzi, ci sta guardando la voce sull'oro, Spagna. sulla pietra. Salutiamo, saludos tu a Osi Spagna. Ma cosa? Non dovevamo farlo dire a Diablo, non Salutiamo anche credo sia Diablo. giusta. Siamo. Salutiamo anche Diablo nel dubbio. Nel dubbio. Hello to AOC Spagna from Presto Community. Penso Arriva in sulla italiano. woodline PC Master. Prende danno dalla Sì. torre. Se quelli Sta fossero stati prendendo dalla crossbow, i torre. danni sarebbero stati ingenti. Ma purtroppo non lo E sono. tra l'altro fa il Sono potenziamento della con difesa più prima del potenziamento dell'attacco.
E vediamo anche sui cavalli forward idle, mentre potrebbero prendere e uccidere ancora diversi villi e rallentare l'economia. Sulla destra vediamo quattro cavalli che ingaggiano vediamo i lancieri. Un cavallo fermo, dovrebbero vincere i cavalli contro i lancieri in teoria. Sì, però tornare indietro comunque. E vediamo che fine faranno questi arcieri. Sembra che il Rai non torni indietro. Ha dato delle priorità un po' sbagliate, secondo me, PC Master, agli upgrade in questa partita. Sì. Sì. Il secondo di difesa agli arcieri, il nessuno di il primo, nessuna i picchieri. Lo stesso errore dell'altra partita, dove hanno fatto gli upgrade capovolti rispetto alla, alle linee guida, diciamo, al, che aiutano molto. Ricordiamo le quindi linee guida. L'attacco per, l'attacco per le unità range, che dà sia più attacco che più raggio, facendoli sparare prima e quindi creando un vantaggio sia di micro che non facendo scolpire da altri, mentre quelli della difesa per unità da mischia, in modo che almeno arrivino al proprio bersaglio prima di morire. Sì. Vediamo, vediamo che il manga non respinge l'attacco di Peach Master. Un modesto badaboom. Modesto. E ora i cavalli finiranno il lavoro. Vediamo i cavalli. Ok, crossbow. Troppo tardi. Dovrebbero... I cavalli dovrebbero comunque vincere. Vediamo il mangano. Se sparerà sui propri piedi, no, uccide un crossbow. Ok, e l'esercito dovrebbe essere pulito con questo schermo. Ok, completamente distrutto. Sì. Non c'è un terzo TC per PC Master, non c'è produzione di esercito per PC Master, non c'è non nulla. Non è produzione di... Sì, c'è produzione di esercito da parte di... del blu, che però potrebbe fare un paio di stalle, visto che è in coda ben 5 cavalli da una stalla e 4 dall'altra e non sta contrattaccando. Comunque vorrei far notare che ci sono stati dei 8 villi dentro il centro città ad aspettare non si sa cosa da parte del blu e ancora ci sono dei cittadini dentro le torri. Sì, ci sono 5 villi in una torre. Più uno che stanno facendo niente. Forse sta pregando sotto quella torre. Il blu dovrebbe adesso contrattaccare per sfruttare meglio questo vantaggio. Sì, un, questo vediamo una stalla da parte di svantaggio perché non sta facendo villi, villi idol. Cioè sì, ricordiamo che i villi sono fondamentali solo se hai bisogno di risorse. Solo se hai bisogno di risorse. Solo. Però in effetti questi cavalli potrebbero porre fine alla partita. Sì, se solo andate forward. Giusti, perché se non hanno il più 2 muoiono. PC Master fa una stalla. Forse, i malesi non hanno il più 2, quindi non lo può fare. Ma i malesi hanno i cammelli, scusate ragazzi, se faccio questa domanda. No. Non hanno i cammelli. No. Allora, e non dovrebbe commettere così in cavalli, dovrebbe fare arcieri o qualcos'altro. Cioè, ma parlavo del rosso, che ha fatto una stalla, ma sembra che ci volesse fare solo uno scout. Ma ormai lo sappiamo che fa sempre una stalla random. Ok, ha fatto uno scout dentro, non so per quale motivo. Potrebbe andare elefanti, potrebbero spammare Karambit, visto che sono molto economici. E se non si ha unità sono difficili da uccidere. Ah, PC Master ha la pietra per un castello, sì. Sì, sì. Vediamo un'altra stalla lasciata con 6 villi, chissà per la quale cosa strana urgenza. È che non abbiamo ancora visto un castello da parte della carota. Chissà per quale urgenza, in effetti. Vediamo una caserma da parte del blu. Questi picche sono inutili. È molto inefficiente, sembrerebbe un secondo mining. No? Casato, il rosso. Sta rascendo delle case ora. Vediamo quanti villi hanno. Usbandri per PC Master. Che voglia andare di elefanti. Usbandri. Così a caso. Usbandri perché sì. Perché lo dici? 52, 60. Vediamo 64 villi per. Per dice il... anche la canzone Mando vai se Usbandri non ce l'hai. Esattamente. Classica canzone. Ma. Stranamente il rosso ha un vantaggio solo di circa 10 villi sul blu. E il blu sta mandando avanti metà della sua economia? Castello? Castello? Vediamo sembra dove... di sì. Piazzare le fondamenta, cioè, dove sta? Sì, però sta andando lontano, sembra sia diretto lontano dalla base del suo avversario. Vuole aggirarlo forse, arrivare su quella collina. Però ha i cavalli per chiuderla.
Anche perché i picchieri di PC Master sono in una posizione di assoluta inutilità. Non hanno nessun upgrade questi picchieri. Sì, lì dove sono non proteggono nulla. Cioè, È crashato di nuovo, GG. PC Master crasha di nuovo? No, Possibile? non sembra, no, è Non solo sembra. Ha stato un momento di lag. dato un pugno al modem, ha detto non voglio uscire dal torneo. Vediamo i cavalli che vanno incontro al monaco. E uccidono il monaco. E lo uccidono. Il Addio, monaco. uomo di chiesa. Era un uomo di chiesa. Niente fattorie per Ora PC Master. Cioè, in realtà un po' di fattorie, ma. vediamo Perché l'ingaggio. cavalli? Pick cavalli. I villi tornano indietro. Non, nessun colpo Le picche scambiato. Il riescono a patrol. spaventare i cavalli? Il patrol. Niente patrol. Attenzione, gli esploratori che sono fermi in. Io non faccio niente se tu non mi dici niente. Ok, sono morti. Le picche riescono a spaventare i cavalli. Ma PC Master porta via il cavallo vivo? c'è un monaco! C'è un monaco che va a prendere la reliquia, se ne frega dei Vediamo cavalli! un castello da parte del rosso lasciato dove ci stava il combattimento, che però Ragazzi, forse non lo sapete, è senza poco. i cavalli sono molto deboli alla conversione dei monaci. Se non lo sapete, sappiatelo. Più che altro è worth convertirli. Anche. E vediamo tutti i villi forward che tornano indietro a minare Dalle qualche cosa, loro probabilmente. famiglie. C'è un castello per PC Master. PC Master Ha castella. paura. Però non è una delle posizioni migliori, non difende niente, non è su una risorsa importante, tranne questa pietra Guardate i che non due sembra picchieri eroici che vanno alla morte. che manco attaccano. E che ci Attento. saranno sicuramente altri 4 cavalli. Forse uccidono un cavallo. Ma in teoria quei cavalli li massacrano, quei picchieri. In teoria sì. Si Dai, la fermano, si carogna forse non fermano lo i sa. picchieri. I bicchieri sono convinti. E vabbè, questa partita è Sì. Come dice come non Matrix, giocare la live è in all'aria. diretta dagli Stati Uniti, per quello c'è un 5 minuti di ritardo. Ma gli Stati Sì. Uniti non sono abbastanza, siamo in diretta tipo a metà strada dal sole. A metà strada dal sole. Dobbiamo dire che anche la nostra live arriva con la nave, non viaggia in aereo, quindi ci vuole un po' di più. Ah, ecco. Quindi siamo veloci, dai. E niente, questi cavalli fanno una gran bella figura, sono molto belli, però non hanno fatto nulla per ora. A parte Tornano spaventarsi indietro. dalle picche. Sì, tornano indietro. Vediamo anche un terzo TC di cui non abbiamo parlato prima da parte del rosso. Castello. Sembra che stia murando dietro dalla parte sbagliata perché forse ha paura che l'avversario faccia il giro. Però il suo avversario è dalla parte opposta. E sembra che andremo imperiale in questa partita. Vediamo. La carogna è vicino a Sembra. piccare imperiale, Sì. forse gli mancano gli Allora, edifici. C'è forse il a. monastero adesso e dopo potrà cliccare. Dopo il monastero potrà cliccare, mentre il rosso sembra che manchi ancora dei 500 cibo. Però mette giù il terzo TC solo adesso, i suoi due TC sono idle. Quindi si ritrova sotto di un certo numero di villi. Con 30 unità militari a Questo TC 64 ville. out of the map non avrà spazio per fare farm, forse farà le farm nel prossimo game per questo TC, visto Flashback del che Vietnam con questo TC. Madonna. Flashback del Vietnam con i Malay. Attenzione. Staverà sotto la mappa e farà le farm sottoterra probabilmente. Ricordiamo che stasera c'è il nuovo episodio di Mr. Robot. Cavalleria leggera per PC Master? Davvero? A Scelta volte non mi interessante spiego le scelte per di questo ragazzo. i malesi. Potrebbe a questo punto fare leva forzata e andare Chuan the Swordsman, che non costa un oro con leva forzata. Può E cliccare non costa niente. imperiale anche PC Master, però prima decidi di fare Town Patrol. Un upgrade molto singolare, visto che non si fa quasi mai. Se Come non non lo fai nel quasi mai? Town Patrol, io lo faccio molto raramente se non nei late stage del game, quando mi serve scoutare con gli outpost o controllare la mappa. Nel Perché frattempo costa la ben 200 carogna cibo e mette 200 su. euro che potrei fare 3 cavalli o investire in qualcos'altro per un effetto più immediato. Età Con imperiale per la Watcher carogna. fondamentalmente è sufficiente.
Anche perché quando tu puoi ricercare da un petrolio hai talmente tante costruzioni che sarebbe inutile visto che la loro visione si sovrappone. Quarto TC su loro davanti al castello. Vediamo ancora una pecora che sarà Imperiale anche presto qui ci convertita manca. dallo scout del rosso. No, non viene convertita, è proprio fuori dal suo raggio. Magari la sto convincendo però a tornare indietro con la pecora, vedremo più tardi. Torna pecora, sei ubriaca. Intanto la Carogna mette su un ospedale da campo con due monaci che curano tutta la sua armata. Forse avrebbe fatto meglio a usare la sua armata. Baracche, sembra la Dovrebbe scelta per la riferirsi Carogna. all'Umbercamp. Il Ma rosso sta forse murando di sarebbe pietra meglio. la sua mappa, sembra che ci siano diversi buchini. Che forse scoprirà più in là. Eh In un modo o nell'altro. sì. Ok, imperiale per entrambi. E adesso rimane Vediamo da che vedere dove sono gli ori extra della mappa. L'oro terziario della Carogna è ancora molto esposto. sì, Non è è stato preso. mentre E anche l'oro il russo secondario è a ha aperto destra. un PC. Sì, è meno esposto. Un oro terziario nella base del rosso, coperto dalle sue mura, dietro nell'angolino. Mentre l'altro è sulla destra, anche più vicino a lui, molto svantaggiato con la generazione della mappa, il blu. C'è anche l'oro extra per il rosso E vediamo nell'angolino. nell'angolino, cioè nel centro della mappa, spostato un po' verso nord. Sì. E niente, il map Vediamo control sembra in favore di PC Master per questo che momento. il rosso vuole posizionare il castello proprio sul loro terziario, ma lo cancello, ho visto le fondamenta per qualche secondo. Nel frattempo c'è stata un'intrusione Alla nella Carogna. Volevano rubare la mia unica fonte luminosa. cosa volevano rubare? La mia unica fonte luminosa. Alabardieri per il rosso, per il blu che uccidono lo scout. Vediamo cosa andrà il rosso. Stiamo andando Willy Forward, due Willy. Il blu sta facendo alabardieri e ha fatto Alabardieri sta diversi Siege upgrade. Workshop. Forse Quello vuole. con uno più uno, mentre il rosso sta facendo picchieri con solo più uno. Io ragazzi ho paura che ci troviamo davanti a una di quelle partite eterne del torneo delle pecore. Ma basta aspettare un altro poco e se la fortuna assisterà la carogna, PC Master crasherà. PC Master che sta sviluppando Onagri nel frattempo. Ora non stiamo sperando nella vincita, ma nel crash di uno dei giocatori. Sembra che PC Master voglia fare Onagri e alabardieri. Oltre che scout che vengono malamente uccisi. Sono proprio a burro sotto le alabarde. Più che altro c'è PC Master che sta facendo un pochino di tutto a caso. Guardate questo picchiere solitario che ha deciso di attaccare la base Sì, della che attacca Carogna. quella. È arrabbiatissimo contro chiunque vive in quella casa. Sì, comunque Adesso esce Elmo da voglio quella dire questa casa. cosa alle varie pecore che guardano. Questo qui in realtà è un vantaggio per il blu, perché il blu adesso sa quali upgrade ha fatto PC Master sul suo alabardiere. Quindi nessuno, tranne il piano di attacco. Esatto. Non è che Attenzione, piano di difesa l'hai chiamato? No, piano di attacco. Sì, gli ha messo la Adesso è il testa piano sulla di attacco. tappiuna. E sembra notare con il suo avversario che sempre stia facendo upgrade. Entrambi avendo molte risorse, ma non spendendole per upgrade, per C'è una trucco, cavalleria per problemi. leggera che raida da No, sai, sola. È il mangano che spara la cavalleria leggera. Scommetto che Ucciderai stavolta i villi? ucciderà più Willy, che ha ucciso due Willy. Ma Neanche il tempo di finire di dirlo, ha la ucciso Carogna ha due capito che non Willy. devo utilizzare i mangani per difendere i villi. Sì, E vediamo la cavalleria che muore. è un po' come sparare una mosca con un bazooka. Non... Fai più danni a Funziona, però diciamo che ci sono metodi migliori per farlo. Sono i danni collaterali il problema. Allora, qua c'è. Allora, PC Master ha messo Arbalest.
potenziamenti, diciamo, dei castelli. Alabardieri con potenziamenti dei castelli. Non tutti. Due monaci senza potenziamenti. E uno Qualche schermo. skirmisher che difende il suo oro extra. E la carogna manda un villo forward. Sì, che avviene inseguito dallo schermo. Non mi spiego quel villo forward. Ok, le picche insieme al villo. No, le picche sull'oro. Ok, gli eserciti non si incontrano, vedremo se adesso che sta attaccando con loro il rosso tornerà indietro per ingaggiarlo. Si torna indietro per ingaggiarlo, sicuramente vincerà visto gli Arbales e la superiorità numerica di Alabarde. E di potenziamenti. E di potenziamenti ora sì. Ha una difesa in più rispetto al blu. Mentre però le picche continuano a floddare attraverso la mappa e a fare scempio di questi poveri scout che ogni tanto vanno e Sì, ogni tanto vengono proprio infilzati da queste alabarde che poi continuano il loro percorso. muoiono. C'è un avamposto per PC Master. Non sappiamo perché. Ok, vediamo. Forse avrà paura di quello Sneaky Villo, se vorrà fare qualcosa dietro per attaccarlo poi, mentre il suo esercito è forward. Che comunque avamposto si chiama così perché di solito la metti davanti, non dietro. Però. Se non sei dietro posto. Sì, se non è dietro posto. Sta male, raga. Qualcuno cambia. Qualcuno cambi Tipo casting. cambi Oh, canale. però è vero. Ragazzi, abbandono. Allora, arriva l'attacco dei cavalieri sul laboratorio d'assedio. Laboratorio d'assedio prende meglio. Che verranno sciolti da queste alabarde tra qualche secondo. Un Vediamo se riesce giorno. a ingaggiare. Non No, riesce a non riesce a ingaggiare. ingaggiare, la Non mia riesce Non ci credo. a ingaggiare. Questa Però sembra che si sia riguardato un po' i piedi e poi i cavalli si sono messi piedi nel frattempo. partita è brutta. Oh mio Dio, dove sono finiti quei cavalli? Vediamo Skirmisher d'Elite senza Skirmisher nessuna potenza da d'Elite. parte del blu. Vedremo che cosa succederà qui. La parte torna indietro. Hanno paura Terrorizzato dagli schermi d'Elite degli senza skirm upgrade. senza Senza upgrade. alcun upgrade. Tipo fanno uno di danno. Ma voi dovete spiegarmi, questi 9 Arbalest nell'esercito di PC Master quanto sono cazzuti? Sono i comandanti. Sono quei 9 Arbalest. Valgono tutti il cibo e l'oro dei loro upgrade. Sì. Quanto mai? E tra l'altro le stalle di PC Master piene di scout. Uno Così in a ogni caso. stalla. Sta facendo Cavalier! Ma non ha Non ha senso. senso Cavalier. Ricordiamo che andare cavalleria con i malesi è una pessima idea, visto che mancano molti degli upgrade, come il più 2 di difesa e naturalmente il più 4 e linee di sangue. Puro sangue. Puro sangue, il più Bloodlines. Vabbè, ma ormai che ha tutti gli upgrade della fanteria potrebbe fare i Karambit PC Master. Potrebbe fare Ma Karambit. Karambit d'Elite però. Potrebbe pensare per il late, per ancora più Potrebbe late fare le game. spade Vabbè lunghe. che ha tipo 10.000 risorse sommate, ma potrebbe fare leva forzata Sì. e spammare, fare molte più fattorie Spade e lunghe. spammare spade lunghe. Però siamo a Ricordiamo la migliore 200 di unità del gioco, pop. solo per lo skin. 200 di Cos'è? pop contro 145. 145 sembra che sia molto in vantaggio solo per le risorse della popolazione. Vediamo, attenzione, È il molto in dentito di vantaggio. PC Master che va sull'oro dell'avversario. Non avrà una bella sorpresa. Vediamo Skin prenderà un colpo di Onagra nella faccia. Ok. Il villo Secondo colpo deve di Onagra per cadavere. seppellire il cadavere. Addio, Villo. Se quel villa avesse attaccato le scheme sarebbe stato uno dei più grossi suicidi delle live. Gli Onagrill avrebbero colpito quelle scherme. Sì, avrebbe avuto un vantaggio tremendo, avrebbe ucciso I veri trade delle tutto. Factory Oltre più che il vantaggio che ha ora, visto Exploiter. La carogna ha tutto, tutto, tutte cioè le ha. risorse extra che ha. Ma la partita inizia quando finisce loro sulla mappa? Non lo so, a quanto pare sì. E Non tra lo so l'altro. perché il rosso sembra avere molte risorse, sembra essere poppato, non sta prendendo map control, Ma sembra che sta stia attaccando. solo raccogliendo sempre più risorse, sono in una posizione di stallo.
Forse il rosso ha deciso di disconnettersi, così può dare la vittoria alla Corogna. Sì. Sì, ma sembra molto in vantaggio adesso il rosso, l'unico cosa è che se crescesse di nuovo il blu vincerebbe in automatico. Sì. Sì, quindi più che altro quindi basta che il blu allunghi abbastanza a lungo, forse il rosso crescerà. Ricordiamo che potrebbero pushare anche con delle torri con bombarda, i malesi le hanno a disposizione. Ho detto, anche il numero esorbitante di risorse che il rosso ha potrebbe farne diverse. Sta facendo un altro muro il rosso. Sta facendo un altro muro più forte, guarda, rispetto al muro dietro. Pensavo dicessi anche più forte. Un muro più forte. Che forte. Non possiamo dire... Allora, qualsiasi muro sarebbe più forte di questo perché è solo un muro diritto che non protegge niente. È solo tipo una giusta per andare avanti e indietro. Ci sono i villi che ci passano di fianco. Non è chiuso. Questo muro mi ricorda. No, come guardate i taglialegna. Guardate i taglialegna. Questa forse è la falegnameria più lontana. No, lì dove c'è il muro. No. Sì. Sì, c'è un taglialegna che sta dicendo legna. Dov'è? Tra i due muri. È vero. Potrebbe essere la falegnameria più lontana, non lo sapevo. Sì. Volevo dire che questo muro mi ricordava un po' quelle proprietà di campagna dove c'è solo il cancello, però non c'è più il recinto, quindi tu puoi passare a fianco del cancello, che c'è solo quello, in pratica è chiuso. Sì, sì. Ma perché non c'è il muro finale? Qui? PC Master, finisci il muro. Attacca. Spamma Karambit, fai qualcosa. Sta uccidendo i suoi skirmisher, questa è una buona scelta. Con tutti questi buchini sembra quasi dire, Sith è stato qui. Sith è stato qui. Vediamo anche l'altro muro, sempre faccio un labirinto perché non l'ha completato. Ha fatto solo un'altra specie di retta di muro senza che... No ragazzi, Pancarlino in live ha detto civiltà e Sita ha risposto assente. Ok, finisce il muro PC Master. Salutiamo il nostro mematore preferito, Pancarlino. Pancarlino, dai zitto. E anche questo un meme, tutti gli upgrade delle labarde per il rosso, per gli arborist, ma nessun ad andare alle cavallerie leggere. Ma l'ha fatta almeno che... i Two Handed Swords? No, non li ha sviluppati, lui non gli frega niente dei Two Handed Swords. No, ma non ne ha necessità, 4000 di ora, tutte queste risorse, ma non sta pushando, tiene il suo esercito lì fermo, sembra sta facendo i trabucchi. Non so perché ha tutte queste risorse, potrebbe spammare, distruggere l'avversario, ma sembra che voglia fare delle battaglie epiche, quindi lascia il tempo all'avversario che non sta facendo upgrade da 40 minuti. Sì. Ha solo preso il vantaggio ora. E tra l'altro è riuscito ad arrivare a 200 di pop in un tempo infinito di vantaggio. Prima erano 200 a 145, adesso 200 a 200. Ricordiamo che per arrivare a 200 di pop ci ha messo solo un'ora e 5. Cioè solo un'ora e 5. Solo, madonna. Dai PC Master, fai qualcosa. Ok, attenzione, arriva l'ingaggio. È il blu che attacca. È il blu che attacca dopo essersi preparato per un po' di tempo. Stava per sparare sulle proprie labarde, perdendo quasi 40 di popolazione. Che non avrebbe recuperato mai più. Allora, vediamo ora l'efficacia di questi scout dentro le... C'era uno scout in ogni stalla, sembra fossero lì apposta per gli arieti. Ok, vediamo l'ingaggio con cavaliere alla barra dei scout. Che avremmo voluto non vedere. Vediamo se attenzione, porta avanti. Attenzione, Launa Grove, big shot! Ecco il big shot! 20 picchieri morti istantaneamente. Terror! Picchieri! Vediamo adesso l'altro big shot. Vediamo che il rosso anche genere da sedia più raggio. Morti da entrambi i lati. Il tasto destro del mouse. Oddio. No, Yonagri saranno presi trucidati. È stato deve tutto pushare, così veloce. Può recuperare pushando. L'arbalest in mezzo al nulla. Attaccano gli arieti, gli arbalest. Non ci sono. Alabarda in coda. Terror.
Terrore e paura. Attenzione, trabucchi sulla porta da settimo casmo. Trabucchi che muoiono sul laboratorio di assi da casa, mangano sui propri trabucchi. Che pione che sparano a una alabarda sui propri trabucchi. Ragazzi, succede tutto insieme. Chiudete l'internet. Il laboratorio d'assedio però... Kirby contro un cavaliere scelto con solo fletching, sembra l'abbiano ucciso. PC Master sta facendo i long swordsman, ragazzi. Grazie a Dio. La domanda è, ha leva obbligatoria? Non lo sappiamo. Sì, ha fatto leva obbligatoria. Ok, questi two hand, questi long swordsmen sono trash unit adesso. Presto saranno l'unità più figa del gioco, i two hand swordsmen. Se non vengono completati, sempre prendono colpi nella faccia. Nel frattempo, gli Skirm ammazzano i Cavalier. Skirm OP. Hanno Bodkin adesso. Skirm con Bodkin. No, Skirm addirittura con... Bodkin e Chimica. No. Bello, un'ora e 40 ricercherà bracciale. Ok, ora vediamo i Chuan Swordsman con il loro gonnellino. Ma non è una gonna. Come no? È un gonnellino. Vediamo. Ah no, sono dei pantaloni molto larghi, tipo stile disco anni 60. No, sono dei pantaloni di MacHammer. You can't touch this. Sì, ma magari se usiamo anche le unità è anche un bene. Ma guarda che sembra un gonnellino proprio. Non lo sapremo mai, crediamo adesso for science. Dovremmo chiedere, ma indossano davvero un gonnellino? Lo scopriremo nella prossima puntata. Chi è questo Pokémon? Ok, ok, vediamo come i cavalli riescono a ingaggiare le alabarde. Cavalli su alabarde? Ma in realtà qui i long swordsmen dovrebbero ammazzare tutto. Dovrebbero counterare tutto il counterabile, sì. Sì. Se però continuano a uscire e non escono nella base a caso in un punto che non serve a nulla. Sì, infatti. Guardate quante scuderie ha fatto PC Master qua dietro. Ma non gli servono a nulla. Non lo so perché le fa, però le fa. Perché sono scuderie usa e getta, fa uno scout e poi non lo usa più. Esatto. Ok, tu ended swordsman. Tutto il suo oro, per vediamo favore. Il fight. Ah, e vediamo anche il premio mining più lontano, se guardiamo sulla sinistra, nell'angolo a sinistra. Bellissimo quel mining camp. Il mining camp è tipo 25 metri di distanza. Ok, c'è l'ingaggio per questo nostro. Potrebbe funzionare. Ma vediamo, un ogro sta facendo più danno di tutte le altre unità sparandola in mezzo. Molto probabilmente PC Master sa che cliccando con il tasto destro sulle unità dell'avversario queste attaccheranno per magia il bersaglio dal player okay. Di testo. Vediamo magicamente che il rosso ha perso più di quanto dovesse in questo ingaggio, dove aveva una superiorità dove bastava il Chuan del Swordsman per uccidere tutto. Ma sono quel cavolo di cavalier che la cavalleria invece di fare qualche arbalest, calambit. Ma nel frattempo io credo che la carogna abbia perso un castello e non l'abbiamo visto. Sì, sulla destra. Era un castello quello. Penso di sì. Era un laboratorio. Però adesso lui può spammare il guerriere a spada a due mani fino a che come se non ci fosse un domani con 6000 di cibo. Sì, ma se non focussa Yonagri poco può fare. L'onagro, non gli onagri. Vabbè. L'unico onagro. L'onagro MVP con 300 kill. Lo sneaky onagro che sta nascosto. Attenzione. Sotto le baracche. Si muove. Ha giocato a COD quell'onagro. Sì. Adesso vediamo cavalieri scelti sulla sinistra. I cavalieri sempre sulle alabarde. Questo... Cioè proprio per scelta diretta. Non li facciamo ingaggiare le schiene. Secondo me non sa. Spareggio contro queste labande che credo manchino ancora di upgrade. No, li hanno tutte adesso. Il castello, c'è un castello di fianco qui, cavalli. Vorrei far notare che comunque la carogna ha meno popolazione di PC Master, quindi... Ma sì, comunque PC Master sta spammando. Sì. Ma magari deve anche muovere. Però sta spammando a molto più popolazione, ma sempre stai perdendo terreno. Sì. Cioè, ma il castello come fa ad andare up? 125 pop per la carogna. Arriva.
In questa situazione la partita è quasi vinta, se fosse una quei partita villi che stanno normale. facendo quel castello sembra che abbiano ricercato Cariola solo per spostarsi con i testicoli che si ritrovano per fare quel castello, non come nella partita di prima dove sono morti tutti miseramente. Arrivano i trabucchi pronti a distruggere il castello, perché non è che lo spacchiamo prima che salga, lo spacchiamo dopo che sale con i trabucchi, Dopo giustamente. vediamo un po' di arte, no? E poi lo distruggiamo. Sì, intanto il castello Malei è Ok. molto bello. Vediamo i Chuend e Sorcerer che si ritirano da un castello che potrebbero distruggere, visto che non costa niente rifare quei Chuend e Sorcerer e 8 picche rimaste. Nel frattempo PG Master raida con un arbalest e due Hai due skirmisher skirm, attenzione, raid molto che sono strano. contro skirm che hanno solo Bodkin E e riesce a Kimiko. perdere non uno, Ma bensì, no, meglio. forse solo uno, trabucco, gratis. Non vendiamo sogni, ma soliti trabucchi. Ma soliti trabucchi. E mi sa che non sono molto soliti. Arrivano le bombarde, attenzione. Ok, cavalieri vengono avanti per qualche ragione. Ok, vediamo una bombarda da parte del blu che attacca un trabucco, lo Due distrugge, trabucchi vediamo morti. Ma se perché la supera. No, questi spara sono 800 di oro. il cavalleria per Nel che frattempo il corre. mining camp non è stato rimpiazzato. Volevo solo tornarvi su questo. Ok, tutto E tranquillo, forse niente. vorrò fare un lumber No, contro ragazzi, adesso tutto l'oro. spiegatemi perché i cavalieri attaccano i bicchieri e i Twin Swordman si ritirano. Non sapevo neanche perché sta facendo Allora, quella lì. vi spiego un attimo una cosa sui counter del gioco. Forse I Two Handed Swordsmen battono le alabarde battono i cavalieri, ok? Quindi ingaggiare il fight bene. pensava che i cavalieri battevano il siege e quindi per una sola bombarda ha ritirato tutti quei Chuend e Swordsmen e ha mandato tutti i cavalli a combattere. Capito, ma È anche entrato dalla. cioè, due bombarde le puoi fightare con 6.000 Two Handed Swordsmen, no? Sì, ma il ragionamento credo sia andato così nella sua testa, visto come Sì. Dentro la testa delle pecore. Nel frattempo vediamo un avamposto di PC Master sull'estrema destra, dell'estremo destra della mappa. È un avamposto rush. È un avamposto avanti comunque, questa volta. Possiamo anche notare in questa partita la bellissima animazione di attacco dei Chuend Swordsmen. Visto da alcuni angoli sembra che picchiano una mazza come un martello ripetutamente, da altri sembra che la mandano a destra e Ma perché, tra l'altro, PC Master continua a perdere i trabucchi gratis in questa partita? Forse crede che se lo possa permettere, Sono no, tipo non ha due più picche, tre picche, uccidono sempre un trabucco di PC Master. loro. E vediamo che non riesce a pushare nonostante tipo il blu abbia 4 picche, 5 schirmi e lui abbia Dai, è un 80 200 di combo,100 uno 100, Ragazzi, dai. dovete proteggere i vostri trabucchi. Adotta anche tu un trabucco. Adotta anche tu un trabucco. Vediamo se il castello salirà. E vediamo tutta la cavalleria che potrebbe arredare l'economia, distruggere completamente l'avversario, ma adesso sta andando forward e mi è rimasta per lungo tempo idle nella tua base. Però rimane lì comunque. Sì, sembra che ormai il rosso abbia questa partita in pugno. Sì, sembra. Sembra. Niente, i tre villi dell'avamposto girano un po' confusi, dico, non si spiegano bene la loro attività in quella zona. Non sanno come hanno fatto ad arrivare in quel punto della mappa, secondo me. Ma questo muro che non chiude niente e che per qualche oscuro motivo ha fatto anche un cancello. Sì, certo. Sicuramente l'avrà fatto perché vuole che il campo di battaglia sia solo nel mezzo. Ma non gli interessa vincere la partita, lui vuole solo inglobare piano piano tutta la mappa come una meba. Con questi muri. Vediamo che il flash più lento della storia, 20 minuti, avrà conquistato tipo 10 tile di mappa. Sì. E nel frattempo la carogna si sveglia e decide che forse può raidare il suo avversario. Ma magari la carogna ha bisogno anche di fare villi, visto che ne avrà una settantina, se va bene. Questi cavalier con il più uno di difesa sono orribili da vedere. Fanno proprio male, senza puro sangue.
Detto giusto, Pog Champ in chat. Comunque, ricordiamo. Ah, vediamo cosa ci scriveva il nostro caro Sit in chat. Ovviamente intendevo che non costa un oro per tutti per i castelli, ma qui. Ok, mamma mia. È proprio quando le cose più belle durano pochissimo, tipo un coito di Diablo, Sit brucia tanto malissimo. E poi il bot che ci informa delle solite notizie. Vediamo il raid nel frattempo, che sembra non essere stato fortunatissimo in realtà. Anche perché questi cavalli muoiono sotto i TC. Strano, sì, ma vero. Sì, perché hanno due di difesa. Due hanno difesa. Sembra che sei picche stanno allontanando 80 unità di esercito. Però muoiono i villi sotto questi cavalli. La carogna devi fare figli. Sì, perché la è comunque decente, è la difesa che gli manca. La carogna deve fare villi. E vediamo che tutti i villi del blu sono idol, vediamo penso 20 villi su quelli che sono tre alberelli. È vero, stanno venerando i villi. E pochi farmer che lavorano, vediamo pochissima popolazione. Poco map control sulla destra sta facendo diverse costruzioni militari che però non ha le risorse per supportare molto a lungo, a differenza del blu che ha ancora 20.000 risorse nella banca distribuite tra tutti. Del rosso e sembra che stia facendo diverse caserme forward dove ha fatto prima il castello. Ancora sono non vivi capito? I suoi cavalier. Perché continui ad andare avanti e indietro con questi con questa fanteria, potrebbe semplicemente pushare vedendo anche il numero esiguo di unità del blu. Senza upgrade, solo ancora con chimica e bodkin. Però vediamo dei cavaliere scelto del blu che stanno raidando l'economia del rosso dietro. Sì, stanno sì, uccidendo sì. Villi sulle farm. Continuano, è da un'ora che stanno raidando il rosso più o meno. Sì, ma se il blu non fa credo che tra l'altro hanno raidato anche qualche villo della miniera, ma credo che sia talmente lontana da proteggere i villi. Cioè, credo che non valga la pena uccidere quei villi, sono inefficienti. Ma il problema della carogna è che non fa villi, è crashato PC Master, quindi vince la carogna. Forse è di nuovo lag. La carogna può vincere questo game. Ok, no, la carogna sta laggando, attenzione. Vediamo un muro sulla destra per il rosso che lascia però un buchino all'angolo. Questo è il muro migliore della storia. In pratica è un'entrata quella. Ok, fa un cancello che però ci stava il buco. E nel frattempo i cavali raidano. Vabbè, insomma, sì, la carogna si è resa conto. Hanno i villi al loro. Ricordiamo ma che questo muro che cosa fa? Protegge i villi del blu. Raga, ma io sono confuso. Mi sta laggando adesso. Non lo so. Questo muro è una decorazione, visto il buco. Non si sa bene. Il buco è in onore di Sith. Vediamo qualcuno che sta laggando. Comunque, a questo punto della partita, se la partita crashasse, daremmo la vittoria a PC Master, perché quasi può essere chiamata. Anche comunque, se soffre sotto la questi carogna rang. Che siamo in Italia, quindi la connessione è quella che è, se vuole può... Dobbiamo attendere il regolamento, Cosa? Ok, vediamo uno schermo di game. Ok, non lo vediamo più. Attenzione. Vediamo un giovane sorcerer con i pantaloni blu. Potrebbe essere il momento in cui il PC Master decide di pushare. La carogna intanto è riuscita a fare Two Handed Swordsman. Finalmente. Ne ha fatto uno. Meno male. Non so se lo ha fatto o lo ha convertito. Vediamo qualcuno che sta laggando. Sì, PC Master ora. Prima la carogna, ora PC Master. La carogna vincerà? O diamo la vittoria? Come da regola dovrebbe essere la carogna? Well, da regola dovrebbe essere la carogna, però è vero anche che la partita praticamente è vinta per PC Master. Con 7.000 di score in più, l'esercito che bussa sotto il centro città della carogna.
Possiamo proporre un save, anche se Mandella. so che qualcuno si lamenterà. Vabbè, ma adesso sta laggando la carogna, quindi sono pari. Non lo so. È Sta crashata. laggando la carogna. Crashata, mi sa. Mi Sì. C'è il save, forse. Ora sta sa. laggando PC Master. Ma cos'è DDoS? Lagga uno, poi lagga l'altro. Forse è uno dei caster che sta laggando. No, è Daniele, ci sei? impossibile. Sì, ci sono, non È credo che impossibile. sto laggando. Non sta laggando nessuno dei caster. Ok, il gioco riparte. C'è solo un po' di spauracchio qui. PC Master continua a tornare indietro con le sue unità. Deve pushare prima del desync. Master ha Nel capito. frattempo le unità della No, Carogna lì hanno la fatto una carogna. strage nella base di PC Master. Ok, di nuovo lag. Questa Forse volta è sono la io che non Carogna che sono lagga. sicuro. Di Nella nuovo. carogna. Che Sì, succede? vediamo 8.000 di 8.000 ping. di ping per la Carogna. E comunque 13.000. 20. Ok. Forse crash, ma comunque l'esito della partita è quasi Sì, certo. è Più che certo. certo. Volevo lasciare un po' di suspense per lo stream. Oh, cos'è? Ah, comunque sì. Ok. Nessuno salva. No, vabbè, abbiamo detto che finisce la partita, no? Quindi non c'è bisogno. Beh, scriviamo a PC Master che salvi. Continue game, sembra che il ping si sia aggiustato. Sì, sta tornando normale. Continue game per la carogna. Continue game anche PC Master. Potrebbe esserci un desync. In caso di desync, la partita sarebbe comunque salvata. Vediamo che 200 popolazione per il rosso, Ok, 59 game, desync. 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 Dovrei poter restaurare anche io. Da subito. Ma la domanda è, Sì. vogliamo davvero restaurare? È finita in teoria. Restauriamo per amore della causa. Ok, leggiamo i commenti intanto. Vediamo che Diablo risponde. Scrive: Sit, quando Diablo ti vede non riesce a trattenersi. Ma Proposta di questa amore volta che è intanto. crashato? Che è crashato È questa crashata la volta? carogna questa volta. Ricordiamo lo stream dei loot. Sì, potete premere il pulsante loot sotto lo stream per far vedere una piccola pubblicità che ci farà guadagnare qualche soldo per migliorare il nostro stream e proporre premi in denaro magari per il prossimo torneo e assicurarci che i giocatori siano sempre presenti, a differenza di quello che è successo questa volta. In Qualcuno denaro altra gli amici fino all'esorbitante di PC 14 centesimi. Master? No. Dai, ricreiamo. Cioè, ricreiamo, riostiamo. Sì, io già sto già riostando. Sulla tastiera non c'è il simbolo dell'euro? Cosa? Sulla mia sì. Ma neanche Sulla sulla mia mia. no? È perché è americana, idiota. No, ma che schifo, cerchiamolo su online. Cerchiamolo su online. Vabbè, ma io ho il simbolo del dollaro e del pound, non il simbolo dell'euro. Se all'Aki non ce l'hanno loro. Se è americana non ce l'ha, in teoria. Non so quali altri non ce Manca l'hanno. PC Master. Dov'è PC Master? Vorrei Oh, invitarlo, ma potresti non l'ho pure che tra è gli un amici. problema di un qualche operatore italiano, eh? Perché mi sembra strano che. Può essere, ma potrebbero essere anche semplicemente server di Steam. Cioè, diciamo che Sì. non sarebbe la prima volta che c'è un desync a caso. Sì. Per questo ci piacerebbe ostare il prossimo torneo su Vubli, ed essendo un torneo di giocatori un po' più esperti. Vieni. Invitate PC Sto Master. ostando io. No, no, non ce l'ho tra gli amici.
Ah, ma comunque dice la carogna che esce appena inizia, quindi... Si ripropone la domanda che aveva fatto Daniele. Ah, lui lascia appena entrano. E quindi si può abbandonare direttamente. Perché stiamo restando? Pancallino dice in chat, fatela salvare, messaggio di 5 minuti. Cioè, noi... ci comunica per 5 minuti fa, ma noi lo leggiamo ora. Perché lui scrive ora, ma vede ciò che è successo nel passato. Ma... non so dove è PC Master, non so perché non rientra. Digli il nome della lobby. Ok, è rientrato. Ma dice che appena rientrerà chiamerà il GG, forse, quindi... Ma Daniele, non stai scaricando? Che cazzo sta succedendo? Ecco. Riesci a rientrare? Ok, mi ero non bloccato. Ma qualcuno glielo fa capire? Ma si scrive con la A comunque. È un'altra cosa. Un'altra cosa. Tu crash, distruggere. Schiacciare. Andiamo Daniele. Che lui ci creda o no, comunque è registrato. Infatti, no. Il ping sì, è 9000, quindi non è che ci posso fare. Sto comunicando con la chat, con la nostra chat. Daniele intanto è diventato un uomo della chat. L'uomo della chat, l'uomo che muore per... Ma possiamo anche cacciare il delay a questo punto, secondo me. No, dobbiamo lasciare, non possiamo cacciarlo a metà live. Vabbè, ma è finito. Attenzione, ringraziamo per il follow il nostro Steve Hack, grazie mille Steve Hack per il follow. Non so chi tu sia, ma grazie mille per averci dato il tuo follow. Grazie mille. Grazie. Mi dispiace tu non possa vedere in live la nostra reazione. Perché ha messo in pausa? Gioco in pausa dalla carogna. Cosa? Carogna hai chiede, letto? Hai letto. Cosa? Hai letto cosa? Sto guardando i cosi. Hai letto. Non so con chi ce l'abbia. Com'è che si aprono? Non si aprono? È completamente visibile. Cosa è completamente visibile? Ah, la mappa è completamente visibile. No, non sembra. Non riesco a muovere, ma sembra di sì. Come la mappa è completamente visibile? Non capisco cosa. Forse è perché ho usato. Ah, ok. Allora, io non posso scrivergli. Aspetta, ditegli che devono restare loro. Come facciamo a dirglielo? No, ma non sembra completamente visibile dalla modalità spettatore se metti nebbia di battaglia. No, però forse loro la vedono, perché abbiamo riostato la partita come spettatori. Perché lo spettatore forse. Allora aspetta, pausa. Qualcuno li fermi! Ma è uscito già la carogna. È buggatissima. Ah, la carogna è già uscito. Sì, ma sembra che sia inutile. Va bene. È buggato tutto. Come era esplorata? Ok, vabbè, vediamo praticamente che viene completamente distrutto, ma l'esito era certo. Infatti è buggato. Ok, sono ancora in partita. Va bene. No, è uscita la carogna, quindi... No, c'era la PC Master che distruggeva le costruzioni dell'avversario, anche se il suo avversario era uscito. Okay. Sì, sì, ma è buggato. È ufficiale. La carogna si ritira, dice che ormai non ha più senso. Ok.
Allora possiamo. Quindi il GG è PC Master, passa il turno. Raga, però ha giocato a forte PC Master, eh? Sì. 200 pop tutto il tempo, c'è da Sì. dire. Ha spammato come il dannato. Sicuramente non ha il problema di Diablo che dimentica di fare i build. Ha fatto 134 cittadini, quindi. Ragazzi, Bindella online, Ok, è finita, basta. allora è finita questa partita e ora Ah, abbiamo adesso il basta. game. No, basta adesso. No, non basta. Adesso questa sera in programma c'è il game tra Ma non c'è Renato e Diablo, quindi passa Diablo. il Diablo e Renato. E passa Diablo perché non c'è Renato non è Renato. presente? Come non è presente? Che significa? E non è Non c'è. online? Prova, tu ce l'hai tra gli amici di Steam, Carlo, Renato, Ma perché non l'ho riuscito a contattare da me? parecchio? Non riusciamo a contattarlo Da e se non è mercoledì presente scorso. sarà eliminato direttamente dal torneo. Perché adesso le regole sono che c'è una data in cui bisogna giocare, se non si è presenti si viene eliminati. Ringraziamo Diablo per mostrarci come si fa il simbolo dell'euro alt più 0128, però avevamo già risolto, sarà per la prossima volta. Grazie Oh. Diablo. Perché troia, ti ha aiutato. Quindi resta solo da scoprire se Renato arriverà in breve. Appena lo sapremo, vi faremo sapere se casteremo un'altra partita. Vi lascio un secondo con la copertina del canale. E poi vi diremo se c'è un'altra partita in arrivo. C'è nessuna notizia di Renato, nonostante abbiamo cercato di contattarlo. E per questo motivo dichiaro che Renato è stato eliminato dal torneo. Passa avanti il turno Diablo. E domani sera avremo la partita Ragazzi, di triste non si sa più No. niente ormai. Domani, che è il 19, giovedì 19, avremo la partita C13. Nella partita C13, come potete vedere dai bracket, Avete contattato il giocheranno defloratore? Deflorator e Steph Knight, che da quello che so hanno già registrato tutte e tre le loro partite questa sera. Ok, Ah, quindi hanno già dall'online. giocato defloratore e Steph Knight. Sì. Sì, domani Ok, però avremo non le spoileri, eh. registrazioni. Non sappiamo neanche chi ha vinto, per cui. Bindella e Teot una partita interessante. E direi che qui possiamo terminare la live. Vi salutiamo tutti dalla community. Questo è tutto quanto. Ci vediamo domani sera.